Torniamo in diretta ancora per parlare di politica capitolina, prima della pagina sportiva, perché Fabrizio Santori, che ospita nei nostri studi, buonasera. Buonasera, buonasera. Consigliere regionale della destra, si è fatto però promotore di una raccolta di firme per un evento che insomma, ha un giusto valore politico, poi cerchiamo di capire se lo ha anche dal punto di vista formale, di una raccolta di firme per sfiduciare il sindaco di Roma. È una raccolta di firme che farà venerdì, di che si tratta? Lo faremo sabato in Campidoglio dalle 10 alle 14, sarà una grande iniziativa promossa dai comitati di quartiere di Roma, di molteplici che si sono uniti insieme al comitato Difendiamo Roma, e di fatto l'iniziativa si chiama Sgomma, proprio un po' per scimmiottare lo slogan della campagna elettorale di Marino, che era Daje, e quindi noi diciamo Daje Marino Sgomma, perché è arrivato il momento per questo sindaco, che si è dimostrato in più occasioni incapace di gestire la città, di farlo in maniera sana, di farlo in maniera costante. Ci sono problematiche anche all'interno della maggioranza, quindi questa raccolta firme è una raccolta firme ufficiale che quindi dicevo, ha chiaramente il valore politico che è evidente, no? di protesta dalla vostra prospettiva e di quella dei cittadini che firmeranno nei confronti dell'amministrazione capitolina, ma nelle maglie del regolamento capitolino ha comunque anche un valore formale. Ha un valore formale perché l'articolo 42 del regolamento del Consiglio Comunale prevede la possibilità di sfiducia al sindaco. Parliamoci chiaro, c'è stato un sondaggio fatto proprio dal Partito Democratico che con soldi pubblici ha fatto questo sondaggio per sfiduciare il suo sindaco. E soldi a disposizione, che devo precisare, soldi a disposizione del gruppo, poi l'utilizzo di una ricerca di mercato è tra gli utilizzi consentiti. No, è negli utilizzi consentiti, non c'è dubbio, però sono soldi pubblici, cioè soldi dei cittadini che sono stati utilizzati per questo. Io li avrei risparmiati perché non servono sondaggi per capire che Marino è disastroso e la gente non lo vuole. Basta parlare nelle piazze, nei quartieri, sui luoghi di lavoro, Marino non lo vuole nessuno. Lo ha detto il sondaggio, lo ha ribadito, 8 persone su 10 vorrebbero cacciare questo sindaco, quindi è evidente che c'è una situazione politica che va affrontata. Ora, l'articolo 42 prevede la sfiducia, tanti cittadini ci chiedono facciamo qualcosa, mandiamolo via perché non è possibile. Ora, i termini del regolamento dicono o la morte del sindaco, ma questa naturalmente non si augura a nessuno, c'è le dimissioni che non sono previste, o almeno Ignazio Marino ha detto addirittura che si vuole ricandidare, il terzo punto è unico possibile, è quello della sfiducia del Consiglio Comunale. Ora, è anche il punto politico su questo, se ci sono tanti cittadini, uno in più rispetto a quelli che le hanno votato, perché, a parte che non si trovano perché si vergognano in questo momento di dire che anche le hanno votato. Quindi però, secondo lei c'è la possibilità di raccogliere 4.991 firme? 665.000 firme è possibile raccogliere in questo momento politico perché c'è una situazione in cui i cittadini non lo vogliono. Ci sarà un movimento molto forte che ci sarà sabato, quindi per questo io mi appello a tutti coloro che chiedono questo tipo di azione anche da parte dell'opposizione, perché parliamoci chiaro, è un'azione politica, però ci sono tanti cittadini che lo hanno votato e che non lo vogliono più vedere all'interno del Campidoglio. Quindi l'obiettivo sarà proprio quello di raccogliere una firma in più rispetto al voto che lo ha visto vincere, cioè un terzo solo, neanche un terzo dei cittadini romani, quindi con un fortissimo astensionismo che c'è stato nella campagna elettorale del 2013, e l'obiettivo è proprio di cercare di spingere dal territorio il Consiglio Comunale a sfiduciarlo. Ora, per avere questa sfiducia serve il voto anche della maggioranza. Ora, il Partito Democratico non può giocare sul fatto Marino non ci riguarda, è una cosa che a sé, alcune volte ho sentito dire pure no, è un matto e va per conto suo, perché queste sono parole che... Sì, non dette ufficialmente, me le assumo io la responsabilità di quello che sto dicendo, però sta di fatto che non possono giocare al dire il sindaco non è nostro, lo hanno eletto loro con le primarie, lo sostengono in Campidoglio nel Consiglio Comunale, quindi la mozione di sfiducia serve anche a far venire fuori dalla tana coloro che sostengono questo sindaco. Però le faccio questa opposizione, dalla metà del mandato Alemanno in poi, anche lì sentivamo esponenti della maggioranza che lo sostenevano parlarne male, e dal punto di vista caratteriale e dal punto di vista politico. Lei è stato tra quelli che invece sull'opposizione politica alla gestione, soprattutto negli ultimi anni di Alemanno, ha spinto molto. Il consenso in città era un consenso basso, era piuttosto evidente, anche se non c'era stato il sondaggio ufficiale commissionato.
lì però insomma richieste di dimissioni o di al consiglio comunale di cacciare Alemanno non è che ce ne fossero state, insomma. Non c'è dubbio che purtroppo il centrodestra ha avuto una grandissima occasione con Alemanno che non ha saputo sfruttare, soprattutto negli ultimi anni, perché i primi due anni era partito anche molto bene. Ora, io sono stato colui che ha sfidato il sindaco Alemanno alle primarie, che poi non si sono più svolte per il sindaco di Roma, e anche per fargli capire che andava cambiato passo e fatto un altro tipo di azione. Quindi la mia forma critica c'è stata, perché questa città si merita di meglio, non c'è dubbio. Ora però dobbiamo anche vedere, tanti lo dicono, ci rimpiangiamo Alemanno, cioè quindi siamo arrivati a dire questo in questo momento, ma non solo. Non ci sono mai state le condizioni per una sfiducia così netta nei confronti di un sindaco, lo dicono i sondaggi, lo dice la gente, una persona essere un segnale alla volontà che c'è stata appena un anno e mezzo fa, quindi le condizioni sono totalmente diverse, infatti nessuno, io credo che in questo momento colta delle firme, la spinta che c'è sul territorio, quello che accade sui social network, perché Marino viene sbeffeggiato purtroppo per le azioni che fa, e ultime quelle ad esempio dei matrimoni gay all'interno del Campidoglio, la forzatura con il prefetto, ora con il TAR, insomma ci sono delle azioni. Anche quella è una mossa politica, no? Che ha il suo peso specifico politico, mi sembra che il dibattito, al di là di come la si pensi sulla scelta di Marino di trascrivere quei matrimoni, ha portato comunque a un dibattito che è diventato un dibattito di scala nazionale, poi chiaramente l'opposizione non era d'accordo con quell'iniziativa, però quella è stata una mossa politica di livello da parte di Marino, perché ha portato comunque a dei risultati politici. Perché lei parla di sbeffeggiamento, in quella circostanza probabilmente c'è stata la mossa più politica di Marino all'inizio. Non sia d'accordo con quell'iniziativa. No, ma il problema è questo, non è che la questione di essere d'accordo o non essere d'accordo, non è nelle priorità di questa città. Questa città ha bisogno di interventi di manutenzione stradale, del decoro urbano, sulla sicurezza, la questione dei campi nomadi ormai è una situazione fuori controllo, il tema dell'ambiente, dei rifiuti, c'è una situazione talmente drastica, perché non fare delle azioni forti per chiedere più fondi al governo e ottenere delle azioni politiche importanti dal governo Renzi su questi temi? Cioè se sono i temi prioritari dei cittadini romani che vivono tutti i giorni la quotidianità, non gli interessa nulla al romano e neanche a me sinceramente dei matrimoni gay, poi si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, però non si utilizza, e aggiungo, rispetto al fatto delle priorità, aumentano i costi del trasporto pubblico sulle scolastiche, lui si occupa di questo, però lasciamo perdere, non si utilizza per un'azione politica un'azione illegale, perché di questo matrimoni, e infatti il prefetto gliel'ha contestate, quindi adesso utilizzare la mossa, poi vediamo quello che succede, però il tema è che utilizza il Campidoglio per un'azione politica, non si può fare, è un sindaco di tutti i cittadini. Anche